In conferenza stampa con Nicola Lojodice, attaccante dell'Audace Cerignola, in vista di quella che sarà la finalissima del girone H di Serie D tra Audace Cerignola e Taranto, come è arrivata a questo match? Carichi al punto giusto sicuramente. Sì, abbiamo iniziato questa settimana carichi perché comunque è una bella partita da giocare. Domenica sappiamo che lo stadio è pieno, quindi ci siamo caricati e non vediamo l'ora di arrivare domenica. Tanti, tantissimi i messaggi d'affetto nei vostri confronti con le foto, i videomessaggi che sono giunti e sulla pagina ufficiale Facebook e su quella Instagram. Sicuramente tanto affetto, tanta vicinanza non può che farvi piacere. Sì, ma loro sono stati fantastici dall'inizio anno, quindi noi li ringraziamo e cercheremo veramente di dare tutto quello che abbiamo dentro per raggiungere questo obiettivo importante, sia per la città e poi per noi stessi, che comunque abbiamo fatto un grande campionato, quindi domenica non ci resta che vincere. Ecco, doppio appuntamento, uno sul campo, l'altro con la storia, perché domenica veramente si può scrivere la storia di questa città, di questa società. Sì, come ho detto prima, questo è un traguardo importante, dobbiamo solo portarci a casa i 3 punti perché dobbiamo vincere, non dobbiamo vedere che abbiamo 2 risultati su 3, noi dobbiamo entrare in campo per vincere, sai, è bello portare a casa la vittoria e raggiungere un traguardo storico per questa città. Quanto ti sei affezionato a questa città, considerati anche i tuoi precedenti trascorsi? Ah, beh, io sto bene, questo è il terzo anno che sto qua, io mi trovo benissimo. Dal primo giorno che sono arrivato loro mi hanno accolto bene, quindi io ho cercato sempre di rispondere in mezzo al campo e spero di farlo anche domenica. Ecco, quella è la telecamera, il tuo ultimo appello, il tuo ultimo invito a seguirvi, a sostenervi domenica. Spero che lo stadio è pieno, noi vogliamo veramente che il Monterisi è strapieno, quindi venite tutti allo stadio che vi aspettiamo. Grazie a Nicola Lojodice, in bocca al lupo. Grazie.